Sì, io credo di sì. Beh, non voglio che mi fraintenda. Mi fa molto piacere che lei voglia lavorare con me e sono pienamente convinto che insieme risolleveremo l'azienda. Però, dopo tutto quello che mi ha raccontato Sophie, è davvero molto strano che... Lo so, volevo lasciare Falkenzell, sì, ma questa azienda è della mia famiglia da 300 anni e poi c'è in gioco il futuro di 500 dipendenti. Il resto sono chiacchiere. Aprilo. 6 anni di attesa sono abbastanza. Non voglio più stare nemmeno un secondo senza di te. Mai più. Sposami, Nora. Sì. E Sophie che ne pensa del fatto che lavorate insieme? Perché Sophie? Perché anni fa era profondamente innamorata di lui e ha sofferto molto quando lui l'ha lasciata. Non sono finita in carcere ingiustamente. Ho fatto delle cose brutte. E cioè? Avrai di sicuro sentito parlare del processo contro Annabel Grafenberg. Io sono Nora Van Weyden. Ero una persona orribile, ma adesso sono cambiata. Quello che hai fatto non ha nessuna importanza. E allora che c'è? Qual è il tuo problema? Che tu sei una Van Weyden. Il mio cognome è Wagner. Era il cognome di mia madre. Lo ha ripreso dopo il divorzio. Era sposata con Richard Van Weyden. Nora, io sono tuo fratello. No, è una bugia. È una bugia. È la verità, Nora. Senti, io posso capire che tu sia deluso. Richard Van Weyden è mio padre, siamo fratelli. Non riesci a perdonarmi per averti mentito? Nora. Io sono stata in prigione, ho commesso tanti, tantissimi errori, ma ho pagato. Se vuoi liberarti di me, dimmelo in faccia senza fare tante storie. Perché ti stai inventando tutte queste cose assurde? Pensi che per me sia facile? Ignorare la verità non serve a niente. Ma di quale verità parli? Mio padre ha un figlio, hai ragione, sì, ma si chiama Max. Non ho mai sentito nominare nessun Alexander. Max è nostro fratello. Mia madre, Judith Wagner, è la seconda moglie di tuo padre. Qualche anno fa lei e Richard si sono riavvicinati e ci siamo trasferiti a Falkenthal, nella villa. Nostra sorella Lizzie vive in Canada con il suo ragazzo. La cuoca si chiama Eva Landman, suo figlio Conrad è un forestale e si occupa del parco della villa. Vuoi sapere altro? È tutto vero. Nora, io... Quindi io mi sono innamorata di mio fratello. Ho detto qualcosa che non va, non volevo essere indiscreto. Pensavo che sapessi di loro, che Sophie te ne avesse parlato. Sì, certo che me ne ha parlato, sta tranquillo. È solo che me ne ero dimenticato. È passato tanto tempo. Ah, hai perfettamente ragione. Che importanza può avere una storia di 6 anni fa? Sì, io la vedo come te, Richard. Bene, sei una persona molto intelligente. E poi lavorate talmente bene insieme. Quella del torneo di golf è un'idea eccezionale. Ti ringrazio, Richard. Noi speriamo che il ricavato possa sollevare l'azienda per i prossimi mesi e magari allo stesso tempo acquisiremo nuovi clienti. Certo. Ad ogni modo io ci sarò. Potete contare su di me. Farò anche qualche telefonata. Forse riesco a convincere alcuni dei miei amici più facoltosi a partecipare alla vostra manifestazione. Ci aiuteresti molto. Forza, lo ammetta. Ha mangiato di nascosto le crepe alle mele che avevo fatto per il signor Van Weyden. Io sono una persona seria. Cosa vuole fare? Accusarmi di furto, forse? Furto di generi alimentari, per l'esattezza. Intanto non si può definire furto l'appropriazione di qualcosa che non appartiene a nessuno. Ne deduco che avevo ragione. È stato lei a mangiare quelle crepe alle mele? No, io ho soltanto sparecchiato. Ah, è così che si dice adesso?
Guardi, mi rifiuto di continuare a parlare con lei. Solamente una cosa. Come spiega allora la macchia sul suo gilet? Dica la verità, ha perso il controllo. Il signor Van Weyden le ha chiesto di sparecchiare la tavola, ma lei, alla vista delle mie crepe così fragranti, così invitanti, non è riuscito a resistere. Il profumo delle uova, l'aroma del limone. Non era limone, era vaniglia. Ecco, ha visto? Sì, lo ammetto, sono stato io. Quando le ho viste lì da sole ne ho sentito il profumo, non ho saputo resistere. Confesso la mia debolezza. Spero che ora sia contenta. Signor Adam, quello è puro veleno per le sue arterie. Lo so. E allora perché le ha mangiate? Non glielo posso dire. Le sono piaciute? Signora Landman, le sue crepe erano squisite. Mi prometta che non lo farà mai più. Poi con chi litigo io se lei si ammala? E adesso, che cosa facciamo? Io non lo so. Abbiamo trovato il campo da golf. Fantastico. Hubertus Feinschmidt, il proprietario del Golf & Country Club di Falkenthal, sta arrivando per decidere insieme a noi come si svolgerà il torneo. Bene. Che ha detto Van Weyden? Richard ha accettato subito. Parteciperà al torneo e ci aiuterà. Ma è grandioso. Ce la faremo. Sono sicuro che io e lei salveremo l'azienda. Scusate, è arrivato il signor Feinschmidt. Signor Feinschmidt, che aiutare un'azienda di Falkenthal di così antica tradizione è un onore oltre che un dovere. E Sophie che ne pensa del fatto che lavorate insieme? Perché Sophie? Perché anni fa era profondamente innamorata di lui e ha sofferto molto quando lui l'ha lasciata. Sono sicura che è solo un brutto sogno. Prima o poi mi sveglierò. Alexander non può essere mio fratello. Amore, torna. In questi 6 anni non ho passato un solo giorno senza pensare a lui. Volevamo sposarci. E ora, all'improvviso, tutto deve cambiare. Anche i nostri sentimenti. Io non ce la faccio. Come posso pensare a lui senza morire di nostalgia? Vorrei non averlo mai conosciuto. Almeno non saprei quello che ho perso. Allora siamo d'accordo. Domani il mio campo da golf sarà a disposizione per il grande torneo di beneficenza della Falkenthal Porcellane. È meraviglioso, la ringrazio. Di che? Ci vediamo domani. Certo. Arrivederci. Grazie ancora. Spingati. Arrivederci. Bene, allora mi rimetto subito al lavoro. Buona giornata. Ho preparato a tutti. 3 bozzetti per la coppa. Sarei molto lieta di farveli vedere. Signora Becker, noi ci fidiamo di lei. Scelga quello che le piace di più. In questo caso io avrei già deciso. Allora mi occupo subito della creazione dello stampo. Fantastico. Grazie. A voi. Sta andando meglio di quanto sperassi. Lei è pieno di energia. Sono felice di aver accettato il lavoro.
È bello sentirsi finalmente utili, avere un impegno. Quindi non è pentito della scelta? No, grazie. Niente. È stato un bene rimanere qui. Sento di aver fatto la cosa giusta, di appartenere a questo posto. È legato a Falkenthal. Sì, nonostante qui non abbia solo dei bei ricordi. Ah, per via di una donna? Sì, anche. Sono due le donne importanti della mia vita e le ho incontrate entrambe qui. Mi incuriosisce. Che cos'è successo? Una mi ha lasciato e l'altra l'ho lasciata io. Perdoni la mia curiosità, ma spera che possa esserci ancora qualcosa. Sono storie vecchie. Entrambe hanno dei nuovi compagni, sarebbero pazze se tornassero con me. Chissà cosa le riserva il futuro. Forse un nuovo amore, la felicità. Chissà. Ma come vede, una cosa il futuro me l'ha già portata. Un torneo di golf. E noi abbiamo ancora un sacco di lavoro da fare. Ha ragione. Che cosa farai? Ancora non lo so. E tu? Tornerò alla villa. Una volta quella era casa mia. Vieni con me. Perché? Mio padre non mi rivolge più la parola e a Falkenthal tutti pensano che io sia come mia madre e poi... E poi ci saresti tu. Ho ancora un biglietto per la Scandinavia. Forse questo è il momento giusto per utilizzarlo. Nora. Ci rivedremo. Non lo so, Alex. Io non lo so. Il giovane Adam è stato qui. Lui e Frederick vogliono organizzare un torneo di golf per aiutare l'azienda a rimettersi in sesto. Me ne ha parlato, Sophie. Credo che sia una buona idea. Certo. In ogni caso ho accettato. Anch'io. Frederick e Michael in questo modo sperano che tu ti decida ad investire nell'azienda. Sì, me ne ero già accorto. Ma ho detto loro che sono interessato. Sarebbe un cattivo affare? La Falkenthal Porcellane è un'azienda conosciuta a livello internazionale. Ecco, dal punto di vista economico potrebbe essere un'ottima idea. Ma non posso farlo. Non mi era mai capitato di vederti rifiutare un buon affare. Sì, ma quell'azienda per me è ancora collegata ad Annabel e Nora. E non voglio averci niente a che fare. Riccardo, posso capire che tu voglia dimenticare Annabel, ma che cosa c'entra Nora? Judith, non voglio litigare di nuovo con te. Non puoi continuare a far finta di niente. Non voglio far finta di niente, solo non voglio parlarne adesso, ti prego. E va bene. Hai già tirato fuori la tua sacca da golf? No, non ancora, ma conto di farlo presto. Un torneo con così tanti ospiti deve essere una bella sfida per te. Sì, è così. Tu cosa ne diresti di giocare in squadra con me? Meglio di no. Altrimenti ti impedirei di vincere. Credo che sia meglio che io giochi con Sophie. Almeno non farò una figuraccia. Ma allora io con chi gioco? Sophie estrarrà a sorte le coppie. Ma forse domani Sasha sarà tornato e potrei giocare con lui. Sasha? Non pensavo che sarebbe tornato così presto dal suo viaggio d'affari. Beh, speriamo ce la faccia e che possiate giocare insieme. Le bevande per il rinfresco che si terrà dopo il torneo sono offerte dalla Limebach. Bene.
Quindi parteciperanno al torneo. Buongiorno, anche... Andrew. Buongiorno. Sì. Non dirlo. Scusate, spero di non disturbare. Tu non disturbi mai. Volevo soltanto farvi sapere che Lanzino ha confermato il catering, personale compreso. Meraviglioso. Già. E inoltre il gestore ci ha fatto davvero un ottimo prezzo. Beh, non mi meraviglio affatto. Quale uomo potrebbe mai rifiutarti un favore? Ah, è tutto a posto anche per il servizio navetta. Bene, mi sembra tutto perfetto, no? Assolutamente sì. Devo fare una telefonata, l'avevo dimenticato. Torno subito. Beh, sembra che tu vada molto d'accordo con Michael. Già, così sembra. C'è qualcosa che non va? Poco fa mi ha fatto delle domande sulla mia vita sentimentale. Sì, ti ascolto. E allora? Sei sicura che non sappia niente? Cosa c'è da sapere? Che una volta ci amavamo. Sì, ma tanto tempo fa. Già, lo so. Allora siamo d'accordo. Va bene. Signor Wagner. Salve, Katarina. Il suo viaggio è andato bene? Sì, grazie. Glielo porto in camera, signore. No, grazie, Katarina. Ora lo porto su. Come io. Vuole. Katarina. Sì? Solo una domanda. Per caso sa dirmi dove che mio padre tiene gli album di famiglia? E domani mattina il parcheggio deve essere sgombro. Aspettiamo una grande quantità di ospiti. Quello striscione deve essere fissato. Alle 7 arriverà il catering e mettete subito lo spumante in fresco. Ci pensiamo noi, signor Grafenberg. Io vado di là. Non andiamo insieme? Ho la macchina davanti alla banca. Posso accompagnarti io se vuoi? No, grazie, due passi a piedi mi faranno bene. Ok, ci vediamo più tardi a casa allora. Non lo so. Michael, va tutto bene? Sì, sì. Signor Grafenberg? D'accordo, bene. Ci vediamo domani, buona serata. Ciao. Anche a lei. Chiamo un taxi. Non dire stupidaggini. Ti do un passaggio io. Forza, dai, sali. Scusami. Che disastro. Un momento. Che parte deve essere? Alexander, sei già tornato? Ciao. Cosa ci fai qui? Me la cavavo bene a golf, ma ho perso così tanto tempo alla ricerca di Annabel che non mi sono più allenato. Beh, allora sono proprio curiosa di vederti all'opera. Spero che la fatina della fortuna mi metta in squadra con uno bravo. La fatina della fortuna farà del suo meglio, te lo prometto. Beviamo qualcosa? No. Credo che sia meglio che io vada subito a casa. Sì, certo. Sai, sono felice che riusciamo a parlarci e a stare insieme in modo abbastanza normale. Quasi come allora. No. Per me non sarà mai più come allora. Vedi, Michael... non mi farebbe mai del male. Sì, è davvero una bella persona. Già, è proprio così. Spero che un giorno potremo essere amici noi due. Se è questo che desideri veramente. Sì, credo di sì. Allora succederà. Ora dovrei andare, scusa. Certo, grazie per il passaggio. Figurati. Buona serata. Anche a te. E questa è Victoria? Sì, è lei. Qui è con Hagen Ritter. Il fratello di Elsa Landman? Sì, era mio genero. Erano molto felici prima che Annabel distruggesse la loro vita.
Me lo ricordo, me ne hai parlato una volta. Pensavo stesse con la signora Novak. Quello è stato dopo. È arrivato il momento che tu ripassi un po' la storia della nostra famiglia. L'ho pensato anche io, per questo guardo gli album. E qui ho trovato anche le foto dei miei altri due fratelli, Max e Lissy. Sì? Ma non ho trovato nessuna foto di Nora. E non ne troverai. Nora non esiste più per questa famiglia. Ma è mia sorella, anche lei. Ormai sono 4 anni che vivo qui e non mi hai mai detto una sola parola su Nora. Mi chiedo solo quale sia il motivo. Ti ha messo tua madre la pulce nell'orecchio? No, mia madre non c'entra niente. E volevo solo una sua foto per vederla. Capisco. Ma io non ho più nessuna figlia di nome Nora. Ah, grazie, Caterina. Si figuri. Ah, guardi, si è formata una patina sopra. È così tanto che non gioco. Se vuole, vado di là e li faccio lucidare. Sarebbe gentile da parte sua. Buongiorno. Richard, cos'è successo? Ti avevo chiesto di non parlare con lui di Nora. Il suo padrone di casa. Quale padrone di casa? Sono stata dal suo padrone di casa e ho fatto in modo che riavesse l'appartamento. Perché vengo a saperlo solo adesso? Primo, perché non ti devo nessuna spiegazione, e secondo, perché mi ha chiesto di lasciar perdere il discorso per un po'. Cosa che però non ti ha impedito di parlarne con Alexander. Ma che dici? Come ti viene in mente? È di sopra, in biblioteca, a sfogliare i vecchi album di famiglia alla ricerca di una qualsiasi foto di noi. Sasha è già tornato. Sì. Quindi tu non ne sai niente? No, e non sapevo neppure che Sasha fosse già a casa. Ma a questo punto gliene dovrò parlare. Sua sorella è uscita di prigione poche settimane fa. Non credi che lui abbia il diritto di saperlo? Ciao. Ciao. A proposito del torneo di golf, possono partecipare anche i poliziotti? Anche a me piacerebbe provarci. Certo che puoi. Sei il benvenuto. Va tutto bene? Il torneo ci sarà oppure no? Fila tutto liscio come l'olio. Ma? Tom, so tutto. Tutto cosa? Sophie e Frederick. Ah, sono passati tanti anni. Quindi tu lo sapevi? Sì. Ma come ti ho detto, è stato anni fa. Vorrei saperne di più. Si sono conosciuti durante il processo di Annabel Grafenberg. Si sono innamorati, ma è finita perché lui in quel momento voleva solo darle la caccia. Ma questo non significa che lei non ne abbia sofferto. Era arrabbiata e ferita. Era stata lasciata, ovvio che stesse molto male. Ma poi ha incontrato te. Voi siete una coppia perfetta, no? Finché non ricompare questo tizio. Era sconvolta quando lui è tornato, ma tu lo sai come sono le donne, hm? La cosa importante è che state bene insieme, siete così felici. Presto vi sposerete. Sai che cosa non capisco? Se per Sophie non significa più niente, perché non me ne ha mai parlato? È per me. Sei anni di attesa sono abbastanza. Non voglio più stare nemmeno un secondo senza di te. Mai più. Rimani con me. Per sempre. Sposami, Nora. Sì. 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 Sasha! Entra. Sono contenta che tu sia tornato. Sì, anch'io. Mi sembra di avere 5 anni quando mi chiami Sasha. Ah, grazie. Ma io ti ho sempre chiamato così, fin da piccolo. Appunto.
Ma ora sono cresciuto, nel caso non te ne fossi accorta. Giusto, hai ragione. Allora, Alexander, perché non mi hai subito avvisata del tuo arrivo? Sono appena arrivato, avevo bisogno di fare una doccia. Ma Richard mi ha detto che ti ha incontrato in studio. È vero, sì. Ho avuto l'impressione che fosse agitato. Ora è stata rilasciata 2 mesi prima. Oh. Ma si rifiuta di parlare di lei. Le ha proibito di mettere piede in questa casa. Come, scusa? Si sono incontrati casualmente al matrimonio di Elsa e Conrad Landman. Cos'è successo? Tuo padre è stato spietato. Va tutto papà? Bene? Sì, sì. Ti prego, aspetta. Che cosa vuoi? Ho bisogno di parlarti, di spiegarti tutto. Non abbiamo più niente da dirci. 6 anni fa ti avevo detto che non eri più mia figlia. Non è cambiato niente. Ha detto di aver chiuso con Nora. Da quando Annabelle è scomparsa non ha più voluto parlare con lei. E se si sbagliasse sul suo conto? Perché non la sta almeno a sentire? Richard è convinto che Nora abbia aiutato Annabelle a fuggire e che lei sappia dove si nasconde. Ecco perché non riesce a perdonarla. E solo per questo un padre ripudia la figlia? Annabelle gli ha portato via quello che aveva di più caro. Sua moglie Elena e la loro figlia Victoria. È per questo che non può perdonare Nora. Pensa che sia complice di un'assassina. Ciao! Ciao! Vai al lavoro? È meglio che parli con Michael. Ha saputo di te, Frederick. Grazie. Buona fortuna. Bene, buona serata, ragazzi. Grazie, Tom. Buon lavoro. Allora? Ehi, sono contenta. Ho bisogno di parlarti. Di che cosa? Di Frederick Grafenberg e me. Va bene. Io e Frederick siamo stati insieme per un brevissimo periodo 6 anni fa. Però non me lo hai mai detto. Perché? Perché credevo che non significasse niente, poi. Ah, detto così sembra che ora significhi qualcosa. No, no, ti stai sbagliando, te l'assicuro. E capisci il perché? Perché io sono felice. E lo sono con te. Io ti amo. Anch'io ti amo. Ma anche se pensa una cosa del genere, non può trattare così una figlia. Glielo dico anch'io, ma a quanto pare è l'unico modo che conosce per riuscire a sopportare il suo dolore. Sì, ma non è giusto. Forse è il caso che ci parli. No, lascia che lo faccia io. Abbiamo già litigato abbastanza per questa storia, non è il caso che litighiate anche voi. E poi, in fondo, non è facile neanche per lui. Sei davvero molto comprensiva. Questa faccenda lo ha messo a dura prova. Credo che negli ultimi anni abbia cercato di reprimere ogni sentimento. Ma doveva sapere quando sarebbe uscita. L'hanno rilasciata 2 mesi prima per buona condotta. E tu come fai a sapere queste cose? Me le ha dette lei. Vuoi dire che la conosci? E com'è? Che aspetto ha? È molto carina. Davvero molto carina. Sembra essere una ragazza gentile, semplice, sincera. Però si capisce che non si fa mettere i piedi in testa. Insomma, è diversa da come l'avevo immaginata. E quindi Richard ti aveva parlato di lei? Molto poco. Ma da come ne aveva parlato, mi ero fatta un'idea completamente diversa. A me invece non ha detto nulla. Lo so. Io non so niente di lei, non ho... Quando Nora è andata in prigione, Richard ha chiesto ad Eva di distruggere tutto quello che poteva ricordargli sua figlia.
Ecco perché non ci sono foto. Per Richard, Nora è un tabù. Credo che non si possa neppure immaginare quanto si sia sentito tradito. Ma perché all'improvviso ti interessa così tanto tua sorella? E volevo solo farmi un'idea su di lei. Perché non chiedi alla signora Landman? È qui da tanto tempo, la conosce molto meglio di me. Perché no? Non avete badato a spese, vedo. Quella roba sembra così costosa. Se devo partecipare, voglio avere un'attrezzatura adeguata. E chissà, forse il golf è anche divertente. Lei non ha mai giocato a golf? Mai prima d'ora. Ma Tobias ha comprato questo libro. Sembra che qui ci sia scritto tutto. Esatto. Me lo leggerò questa sera, così domani comincerò nel modo giusto. Allora l'aspetta una lunga notte di veglia. Il golf ha esattamente 34 regole. L'edizione ufficiale di quelle attualmente in vigore è di 800 pagine. Deve essere il gioco in cui ci sono più regole al mondo. Sai che divertimento. Sembra davvero perfetto per lei. Bene, noi andiamo a casa, così Tobias può provare sia l'attrezzatura che l'abbigliamento da golf. Già, peccato che con quel completino assomiglierò a un pagliaccio. Beh, io non credo. Marianne non entrerebbe mai al golf club con un pagliaccio. Proprio così. Allora, ciao. Ci vediamo dopo. Perché scuote la testa in quel modo? Cosa significa? Oh, il signor Becker ha comprato un'attrezzatura di ottima qualità. Ah, sì? Allora probabilmente ha grandi possibilità di vincere quel torneo. Un buon bastone non fa un bravo giocatore, gliel'assicuro. Ma lei non ha mai visto Tobias giocare. Come può saperlo? Per giocare a golf c'è bisogno di una preparazione non indifferente, di allenamento, di dimestichezza con il ferro, con il green. Beh, da come ne sta parlando, sembra che lei pensi di possedere queste caratteristiche. Oh. Salve. Alexander, non ci aspettavamo che fosse già di ritorno. Provvedo ad aggiungere un coperto. No, non serve, Ludwig, non ho fame. Allora, com'è andato il viaggio? Beh, ci sono un sacco di novità, ma io sono qui per chiedere una cosa. Che cosa? Si tratta di Nora van Weyden. Vorrei sapere qualcosa di lei. E che cosa vorrebbe sapere di Nora? Ad esempio, che aspetto ha? Non dovrei, ma forse posso aiutarla. Ok. Grazie per il passaggio e buon proseguimento. Di niente. Abbiamo tutta la vita davanti. Ma come facciamo a viverla? Se fuggiamo da noi stessi. Non so cosa sarà di noi. O cosa ha in serbo il destino. Ma se io fuggissi, non avrei la possibilità di scoprirlo. Quello che ha detto è vero. Non si può fuggire davanti ai problemi. Perché per quanto ci si possa nascondere, i problemi ricompaiono sempre. Se c'è una cosa che ho imparato in questi ultimi anni, è cercare di affrontarli. Voglio dimostrare a mio padre che non sono quella che crede. E posso farlo solo rimanendo qui. E se davvero Alexander è mio fratello, non ho alternative. Non so come farò, ma dovrò imparare ad amarlo come un fratello. Eccomi di ritorno. Ah,
Ha avuto qualche malattia infettiva? No, nessuna. Sembra un po' sciupata. Non sono stata bene, ma adesso è tutto a posto. Ha fatto un viaggio? No, problemi col padrone di casa. Va bene, allora farà l'ultimo turno, così avrà un po' di tempo per sistemarsi. Va bene, la ringrazio. Ah, un momento. Tenga, è per lei, me l'hanno portata oggi. Beh, grazie. Dal padrone di casa. Sono mortificato per l'incomprensione. L'intero affitto è stato saldato. Mi piacerebbe continuare ad averla come inquilina. Distinti saluti, Bruno Vitta. Problemi? Si sono appena risolti. Sophie? Sophie. Frederick. Casa, dolce casa. Signorina, la prego di scusarmi ancora per la mia incomprensione. Mi fa piacere che abbia deciso di tornare. Grazie. E per l'affitto... No, di questo non si deve preoccupare. È già stato pagato, 3 mesi anticipati. Che cosa? Qualcuno ha pagato l'affitto per me? Era un uomo sulla sessantina. No, è stata una donna. Si chiama Wagner. Judith. Sì, molto elegante, molto bella e anche molto, molto convincente. Mi ha fatto abbassare il prezzo a 220 euro. Beh, vado, non voglio disturbare. Se c'è qualcosa che posso fare per lei, qualsiasi cosa, sa dove trovarmi. Certo, grazie. Judith. Chi l'avrebbe mai detto? Ha fatto in modo che avessi di nuovo una casa. E sono sicura che l'ha fatto contro il volere di mio padre, anche se non mi conosce affatto. Forse è proprio per questo che è così gentile con me, perché non mi conosce. Se sapesse di me, Alexander lo sarebbe ancora. Mi dispiace, amore. Non me la sento di parlare con te. Non ancora. Ho bisogno di tempo. Devo trasformare i sentimenti che provo per te. Anche se non so come fare. Avanti, sputi il rospo. Lo ha fatto di nuovo. Che cosa ho fatto di nuovo? Si è di nuovo intromessa in fatti riservati che non la riguardano. No, io non ho fatto niente. Non ho dato nessuna fotografia ad Alex. Però gli ha detto esattamente dove trovare la scatola. Tanto prima o poi l'avrebbe trovata lo stesso. Solo perché anche 6 anni fa non ha potuto fare a meno di intromettersi, non avrebbe mai dovuto conservare quella scatola. Ma quel che è fatto è fatto. È saltata fuori di nuovo, meglio così. Le piace giocare con il destino? Sì, e allora anche al destino piace giocare con noi.
E se daranno a Nora un'altra possibilità, si accorgeranno che quella ragazza è cambiata, è diventata un'altra persona. Sono d'accordo con lei. Ah, Alexander e Nora sono fratelli. Fratellastri? Sì, è lo stesso, fratellastri. E io so che adesso Nora ha molto bisogno di un fratello maggiore. Quindi spero proprio che quei due si conoscano al più presto. Lei quindi crede che andranno d'accordo? Ne sono più che sicura, sempre che il destino non tiri loro qualche brutto scherzo. E io sono sicuro che lei saprà come impedirlo. Allora, ci sono tre prenotazioni. Tavolo 3 per 2 persone, tavolo 7 per 5 e il 4 per 2 da apparecchiare. D'accordo. Signora, non l'aspettavo così presto. Non si preoccupi, stia tranquilla. Ciao, Nora. Judith. Sono felice che sia tornata. Si sente meglio? Sì, ma prima vorrei ringraziarla per il suo aiuto. E quindi il suo padrone di casa glielo ha già detto? Sì, me l'ha detto. Io non so davvero come fare a sdebitarmi con lei. Non ci pensi neanche, ci mancherebbe. No, non è affatto giusto. Io vorrei poterle rendere quel denaro. Posso restituirglielo a rate? Mi ha fatto piacere aiutarla e da lei non voglio né soldi né altro. Ma perché lo fa? Perché siamo una famiglia e in una famiglia ci si aiuta sempre. Ah, eccoti qua. Vorrei presentarle una persona che non vedeva l'ora di conoscerla. Ciao, mamma. Ciao, non volevi sapere com'era? Lei è Nora van Weyden. Nora, questo è mio figlio Alexander, suo fratello. Ciao. Piacere. Ma cosa avete? Siete fratello e sorella, potete anche abbracciarvi. Non faccia tutta questa sceneggiata, non riuscirà nemmeno a colpire la palla. Accidenti. Ruota il bacino, così, e poi un bel lancio. Niente male. Crede che tu sappia dove è tua madre e che volessi fuggire con lei. Non è l'unico. Io non ci credo. Tu non sei una bugiarda.